Martedì 16 aprile si festeggia San Lamberto. Oggi è la giornata mondiale della voce. Il proverbio del giorno è: aprile fa il fiore e maggio si ha il colore. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, se avete qualcosa da recriminare, fatelo nel momento giusto e con la persona giusta, altrimenti le vostre saranno parole dette al vento. La luna in cancro vi bersaglia, ricorrerete all'aiuto degli altri, accettando di non poter fare tutto da soli. Toro, complici la luna in cancro e Venere nel vostro segno, oggi vi mettete d'impegno per chiarire delle incomprensioni con la dolce metà. Scambiatevi delle coccole, a volte basta poco per far rifiorire un rapporto importante, e questo lo è. Gemelli, una forte motivazione, ecco cosa ci vuole per iniziare a darvi da fare, e in breve vedrete andare in porto i progetti a cui tenete di più. Non accentrate l'attenzione su voi stessi, con gli amici l'altruismo e l'amicizia non hanno bisogno di esibizioni. Cancro, disarmonica Mercurio, ma in ottimo aspetto a Venere, Saturno e Nettuno, la luna nel segno oggi vi dà la possibilità di dimostrare chi siete. Avrete la lucidità mentale, la lungimiranza e l'energia di affrontare le cose che vanno cambiate. Leone, con le amicizie siate più selettivi. Non ostinatevi a frequentare chi ha poco a che fare con i vostri interessi, passioni o ideali. Selezionate di più. Essere troppo schietti e leali può diventare controproducente. Potreste anche essere presi per ingenui. Vergine, sul lavoro è arrivato il momento di cominciare a muoversi. Non dichiarate soltanto le vostre intenzioni. Rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Quando non si sa cosa dire o fare, è preferibile non agire e restare in silenzio. Fermatevi a riflettere. Bilancia, bisticci e battibecchi tra amici per questioni organizzative riguardanti un viaggio imminente. Forte la voglia di mandare tutto all'aria. Rifletteteci. Una vecchia conoscenza, ricordandovi episodi del passato, potrebbe riaprire ferite mai rimarginate. Scorpione, è naturale che vi sentiate un po' su di giri. La luna in cancro sta ammiccando a Saturno nel segno. Entrambi vi aiuteranno a superare intoppi lavorativi. Saprete risolvere piccoli intoppi che potevano crearvi non poche difficoltà, riuscendo ad andare anche oltre. Sagittario, soffia un vento uraniano di rinnovamento e di trasformazione. Approfittatene. È importante osare per vedere accadere le cose che sono state sognate. Ben presto una proposta allettante vi inviterà a muovervi in direzioni finora mai esplorate. Capricorno, giornata poco favorevole con la luna che è opposta dal cancro, rischia di destabilizzarvi. Certe questioni familiari ritornano a galla indispettendovi. Fate i conti con il passato una volta per tutte, approfondite, affrontate, chiarite, poi voltate pagina. Acquario, l'atteggiamento tutt'altro che disponibile di un familiare vi farà comprendere che un problema non può essere rimandato. Mettetevi all'opera. Se in passato avete taciuto o avete fatto finta di non capire, è venuto il momento di cambiare atteggiamento. Pesci, dedicarvi ad una causa importante potrebbe rappresentare motivo di orgoglio. Siate comunque altruisti e disposti a donare a chi non ha. Tra amici tutto andrà a posto grazie al vostro ottimismo e al vostro saper non forzare mai le cose.